Mi sveglio nella notte e penso, ci devono essere, è necessario che ci siano, e mi incammino mentre intorno è buio, non è possibile che non ci siano, e le cerco, mi metto camminando di notte a cercarle, una per una le macchine del mio appartamento. A tastoni avanzo aiutato da più piccole macchine, facendo luce in zone circoscritte dello spazio, e illumino. Si fanno evidenti le piccole o grandi corazze, alcune mute, altre in lievissimo tremolio come di palpebra. Basta appoggiare piano la punta delle dita, le minime calde vibrazioni, le quasi organiche oscillazioni interne dei meccanismi più ridotti, concentrati, dietro ed in fondo, i motori, le ventole, la circolazione dei liquidi, la pressione dei gas, tutte le passo in rassegna. Puntando la luce, toccando con i polpastrelli le macchine del mio appartamento. Guardo di notte, camminando su e giù, pur conoscendo a memoria le sagome, le loro disposizioni negli angoli, negli armadi, nei vani delle pareti, le macchine, le piccole come le grandi, attive o inattive, a corona, a cerchio, a ragnatela buona. Come esse mi tengono in vita, come mi danno vita, come mi tolgono il sonno, loro, nel loro splendore in sordina, nel lavoro clandestino, costante, avvelenando e tenendo in vita, in velenosa vita, la vita. Allora, grazie alla Andrea Inglese che ci ha fatto il regalo di questo primo testo tratto dalla Distrazione, che è il suo secondo libro di poesie dopo Inventari, uscito per i tipi di zona nel 2001. La Distrazione invece è uscito per Sossella ormai nel 2008, se non sbaglio, quindi è un libro che ha già avuto il tempo di sedimentare nel panorama della nostra poesia e che in effetti anche in virtù di questo tempo non piccolissimo che ci separa dalla sua uscita ci è sembrato essere davvero uno dei libri che in questi anni hanno saputo imprimere alla poesia italiana contemporanea una direzione di ricerca, di riflessione, critica anche all'interno della scrittura in versi, tra le più determinanti e soprattutto tra le più consapevoli degli strumenti e delle criticità che si trovava ad affrontare. Oggi siamo a Milano, in una giornata che ci ha fatto il regalo di non essere troppo grigio e persecutorio come in genere gli inverni milanesi, e siamo qui proprio per discutere insieme a Andrea Inglese un po', per ripercorrere il suo percorso che dalla Distrazione lo ha portato poi a sfondare i confini del genere per mettersi in quell'avventura ancora tutta da studiare a livello formale, che è il volume miscellaneo di prosa in prosa che lo vede in ottima compagnia insieme a Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Michele Zafferano e Andrea Raos. Quindi un po' cercheremo di farci una chiacchierata che non ha la minima pretesa di esaurire un percorso come quello di Inglese, già così sfaccettato, ma che ne prende in considerazione solo alcune tappe, sicuramente fondamentali. Una di queste tappe, come dicevo, è il libro La Distrazione, e io così partirei proprio senza molte altre mediazioni dal bilico che titola la prima sezione di questo libro. Un libro diviso in più sezioni, la cui prima titola appunto Bilico, che mi sembra una sezione che è estremamente importante, quasi con un valore proemiale, perché mette un po' in campo tutte le tematiche e le criticità che poi la tua stessa scrittura si troverà a dover svolgere nelle sezioni successive. Non che queste ne siano necessariamente una diramazione, ma sicuramente in quel primo luogo testuale, che è questa prima sezione, sembrano mettersi in campo davvero alcune dei tuoi temi principali e delle forme in cui tenti di tradurle e di tradurli e di discuterli. Nel senso che questo bilico sembra disegnare con estrema chiarezza i tratti poi di quel particolarissimo soggetto che nel corso del libro poi si muoverà in un costante contatto, in un costante attrito con il mondo, cercando un po' di sondarne sia le parti più visibili e patenti,
sia al contrario invece le parti un po' più residuali in ombra. E quindi già per questa contraddizione sembra essere un soggetto estremamente instabile, sospeso un po' tra la necessità di trovare una propria localizzazione certa in cui poter dire e poter affermare quel po' di verità che riesce ad affermare tramite la sua vita e la sua esperienza, e allo stesso tempo la consapevolezza che però ogni posizionamento, ogni tentativo di acquisire una stabilità, anche semplicemente locutoria, rischia di essere anche un po' menzognera, cioè occultatrice poi di un fondo tragico che appartiene al mondo e con cui questo soggetto deve costantemente fare i conti. Quindi, insomma, così a livello introduttivo ti chiederei un po' proprio che tipo di soggetto è quello che tu hai messo in scena in questo libro, da quale luogo ci parla o cerca di parlarci e in che modo si mette in contatto con questi pezzetti di mondo con cui viene ogni volta a scontrarsi. No, sono contento, diciamo, che l'intervista cominci sulla questione del soggetto, che per me è una questione importante. E rimane comunque una delle questioni chiave, probabilmente legato anche al fatto che dal mio punto di vista la poesia o comunque tutto quello che può essere l'evoluzione del genere lirico, che è la poesia moderna fondamentalmente, non può fare, come dire, a meno di interrogarsi su questo statuto del soggetto, che rimane nella poesia un elemento importante. Sono contento che si inizi, diciamo, questa intervista, questo dialogo sulla questione soggetto, che per me rimane una questione estremamente importante, in parte perché credo ci sia un nesso che non può essere completamente sciolto tra la forma di enunciazione del discorso poetico nella modernità, quindi, cioè la poesia moderna, che è fondamentalmente il genere lirico, comunque la si voglia tirare, superare, oltrepassare, passa per questa enunciazione in cui l'io dell'autore è estremamente vicino alle parole del testo poetico. E quindi per me questo vale e rimane un punto fondamentale. È ciò che rende, tra l'altro, la scrittura poetica, è ciò che espone nella scrittura poetica il soggetto che scrive più di quanto avvenga nel romanzo. Per me la scrittura romanzesca, anche quando molto spesso, come oggi avviene, ma come già avveniva ai tempi, per dire, di un Selino, addirittura di un Proust, quando il soggetto autore si mette in scena, c'è comunque sempre una sorta di schermo estremamente distanziante in cui mille trucchi sono possibili. Nell'enunciazione poetica c'è una sorta di volontà di creare una sorta di impatto diretto tra gli enunciati e il soggetto concreto, reale, storico che li ha prodotti. E almeno questa è sempre stata la mia percezione. Questo non vuol dire per forza voler leggere la poesia in termini per forza autobiografici, però, come dice tra l'altro il primo testo di Bilico, che si intitola Vita, i primi due versi, che aprono proprio tutta la raccolta, dicono: non posso non raccontare la mia storia, chiamo questo calamità autobiografica. Questa è la parte, diciamo, di esposizione diretta, quindi anche estremamente di rischio e anche di fragilità della posizione di chi parla dentro questo libro e di chi parla in questi testi. Dopodiché immediatamente c'è la questione di chi è questo soggetto, come si presenta. E questo soggetto si presenta in Bilico
perché, come tu hai ben visto, non c'è la possibilità di fare affidamento su un'identità forte. E questo forse, in questo forse non c'è niente di nuovo, ma a me quello che interessa è che questo bilico non è visto attraverso una sorta di discorso panoramico, teorico forte, come spesso è avvenuto nel pensiero negativo e critico della modernità, dove si fa tutto un discorso sulla destrutturazione del soggetto, sulla criticità del soggetto. Questo bilico, attraverso la scrittura poetica, questo bilico del soggetto è visto a partire dal quotidiano, dal raso terra, cioè senza nessun tipo di preambolo, come dire, storico, epocale, concettuale, eccetera. Ed è forse questa l'unica particolarità, diciamo, del trattare la fragilità del soggetto attraverso questi testi. Il bilico c'è, poi, in qualche modo per me, antropologico in questo libro, perché penso che uno dei temi che lo attraversa sia la volontà di trovare una sorta di pace, di trovare una sorta di equilibrio con il mondo, di trovare un luogo di chiarezza mentale, di controllo dell'universo che ci circonda. E questo può avvenire attraverso gli atti più banali come il consumo di merce, attraverso le identità che uno si dà nell'attività politica, attraverso le identità con le maiuscole che sono, che so io, le identità nazionali o addirittura generazionali.